Sono Enzo Vizzari, per strane ragioni inventate da Rino Stoppani sono qui in un ruolo che abitualmente non mi compete, nel senso che sono molto poco abituato a fare il moderatore, io semmai mi diverto molto più a lanciare petardi, tanto più in una sede per definizione come questa, dove sono sicuro di non avere molti simpatizzanti, non solo e non tanto per la mia persona quanto per il lavoro che svolgo, perché se c'è una categoria di lavoratori che è, come dire, mal tollerante di rilievi e di critiche, è proprio quella dei ristoratori. Non di meno, Lino Stoppani ha avuto il coraggio di chiedermi di venire, io ho avuto ancora più coraggio a venire qua. No, in realtà, al di là degli scherzi, al di là delle battute, credo che sia un momento molto importante, che si articolerà in queste fasi oggi. Adesso innanzitutto Lino Stoppani introdurrà il seguito dei lavori, poi Lorenzo Farina, che è il responsabile davvero dell'opera, sulla quale in questo momento non mi soffermo, illustrerà i contenuti. Ci sarà una tavola rotonda con delle testimonianze e con, direi, l'opportunità di approfondire alcune case histories significative evidentemente rispetto al tema complessivo. I tempi sono molto ben schedulati e definiti a priori, quindi io chiedo a Lino Stoppani di svolgere la sua introduzione. Grazie Lino. Grazie Enzo Vizzari, io poi i miei lo sanno, ma sono abituato e preferisco fare il mio intervento da qui e mi scuso, questo non è una mancanza di rispetto, una forma di maleducazione, ma siccome ho appunti un po' disordinati, sono anche un po' orbo e ho poche cose da dire perché il Presidente Sangalli riguardo ha già detto tante delle cose bene, lo ringrazio, per cui mi limito a un breve intervento di introduzione che non può partire anche da parte mia con i ringraziamenti innanzitutto a Confcommercio che ha pensato, ideato per il mondo che noi rappresentiamo e per quanto ci riguarda il mondo dei pubblici esercizi un manuale evidentemente di interesse per i nostri operatori, per cui innanzitutto con i ringraziamenti e anche i complimenti per l'efficace idea, e in questo si è manifestato un efficiente gioco di squadra perché con la collaborazione anche di FIT abbiamo realizzato uno strumento di lavoro che spero possa essere utile soprattutto anche per l'attività di carattere sindacale. Ringrazio anche Concomello perché ci offre il privilegio insomma, di fare la prima presentazione, spero che sia anche benaugurante per le successive, di cui il Presidente ha già dato un'anticipazione, per cui i ringraziamenti ovviamente estesi al Presidente Sangalli e al Direttore Rivolta vanno estesi agli uomini della struttura, in particolare a Fabio De Luca e a Sergio De Luca, e a Fabio Fulvio e a Sergio De Luca e ai loro collaboratori che in questo ci hanno messo certamente competenze tecniche del loro lavoro, ma ci hanno messo anche molto sentimento che ho molto apprezzato. Il secondo ringraziamento va agli autori che hanno trasformato questa bella idea in una iniziativa di carattere editoriale dove sono evidenziati quelli che sono gli elementi dell'essenzialità, della semplicità, della chiarezza, della puntualità nell'andare a toccare i temi e le criticità più evidenti nella gestione di un pubblico esercizio. Tra questi autori alla mia destra c'è Lorenzo Farina che ha un trascorso di manager in comode posizioni di aziende multinazionali, fulminato sulla strada della ristorazione, spero che non sia stato anche scottato perché ha provato quelle che sono poi le difficoltà e le criticità alla gestione delle attività di pubblico esercizio anche dal punto di vista autore, le difficoltà operative ma anche di quelle che sono le rese di carattere economico. Il terzo ringraziamento va ai partecipanti al nostro convegno che sono tutti portatori di casi di successo, comunque esponenti di espressione qualificata del nostro settore, che ringrazio per la immediata loro disponibilità a partecipare a una presentazione che volevamo un po' movimentare. Il ringraziamento poi va anche a Enzo Vizzari, a cui abbiamo evidentemente tirato l'imboscata, lui ha anche trascorso in Confindustria, non l'ha voluto dire, è stato segretario di una territoriali importanti come quella di Bella, conosce bene il sistema associativo, è la voce autorevole e temuta del settore, autorevole perché competente, perché evidentemente frequenta
presenta bene e ha anche molta franchezza nelle sue valutazioni, è temuta perché i giudizi che esprime sono giudizi che pesano sia in termini positivi quando si parla bene sia in termini negativi quando si parla male, purtroppo sono equivalenti le seconde situazioni. Lui ha parlato di Petardi, ha usato certamente un eufemismo, ma che ben inquadra il suo ruolo di estensore di una guida importante come quella dell'Espresso. Infine, con tutti i partecipanti che ha raccolto il nostro invito, in particolare sono contento che ci sia anche una scuola professionale fatta di molti giovani, il Presidente ha già esteso il saluto, mi complimento per la loro scelta, faccio gli auguri per il loro futuro, con l'auspicio che possano portare a casa le soddisfazioni che molti di noi hanno provato facendo questo mestiere, pieno di sacrifici, di impegno, di sofferenze, di occasioni perse, ma anche di tante soddisfazioni, non solo dal punto di vista economico, ma anche dalla qualità di un lavoro che, se ben fatto, offre grandi gratificazioni. Allora, esaurita la premessa, il settore del pubblico esercizio non ha bisogno di dire chi siamo e che cosa rappresentiamo. Certamente è un settore pieno di tanti valori in termini economici, in termini sociali, in termini storici, in termini enogastronomici. Per limitarmi agli aspetti economici, rappresentiamo 230.000 imprese, se consideriamo anche quelle che svolgono un'attività di somministrazione parallela sono anche molte di più, sviluppiamo un business di 73 miliardi di euro solo per quanto riguarda l'attività dedicata alle famiglie, rappresentiamo il 35% della spesa alimentare in Italia, diamo lavoro a circa 1 milione di addetti, di cui 650.000 lavoratori dipendenti, qui riteniamo di avere numeri importanti. Tra l'altro il settore poi vive un momento di grande euforia per l'attenzione che i media gli stanno dedicando, non solo con le cattiverie di Enzo Vizzeri e degli stessori delle guide, ma anche dalla televisione, molti canali televisivi dedicano spazi alle nostre attività. Spero che evidentemente questo non sia effimero, ma sia un'occasione utile per valorizzare e dare la giusta considerazione a un settore spesso maltrattato sui provvedimenti, su quelle che le proprie debolezze di Roma, ma che in fondo, se ben considerato, rappresenta soprattutto valori che dovrebbero essere sfruttati meglio anche per quelle che sono le prospettive e le potenzialità del turismo su questo nostro paese, sulle quali molto spesso consideriamo. Come dicevo, è un settore anche con alcune debolezze, mi riferisco in particolare che ci sono alcune negligenze in campo amministrativo e fiscale, in cui ad agosto abbiamo avuto alcune richiami, però su questi passaggi, ripeto, non è il momento, né l'occasione di approfondire, ma è anche onesto e corretto evidenziare, e l'occasione deve essere anche utile per raccomandare quello che è anche l'esercizio delle nostre attività nel rispetto di quelle che sono le regole, anche per ripristinare una corretta concorrenza all'interno del mercato. A proposito di concorrenza, è un settore poi pieno di concorrenza e questo è causato anche dai provvedimenti normativi che hanno liberalizzato il settore, che hanno portato certamente, evidentemente, più concorrenza, hanno portato anche un po' di dequalificazione e hanno anche portato un po' di concorrenza sleale. Quando pensiamo alle possibilità oggi concesse all'agriturismo, ai circoli privati, a Sagre, eccetera, questi sono gli effetti che probabilmente andrebbero leggermente migliorati. Un settore poi pieno di grande vivacità, nuove tendenze. Oggi, tanto per stare nel tema, Repubblica gli dedica a qualificati i nostri imprenditori che in un momento di grande sofferenza, che conosciamo tutto, ci sono operatori che raddoppiano e portano gli esempi di personaggi che devono essere considerati evidentemente non delle eccezioni, ma persone da imitare, che, ripeto, i momenti di sofferenza devono anche servire a fare investimenti nel nostro settore. È un settore poi variegato nella organizzazione delle attività imprenditoriali, ci sono i piccoli, ci sono i medi, ci sono i grandi gruppi, ci sono le catene, ci sono molti stranieri e siamo anche un esempio di come può essere sviluppata meglio l'integrazione sociale, la globalizzazione. 40.000 imprese di pubblico esercizio sono evidentemente solo in mano ad operatori stranieri. In aggiunta a questi 40.000, se ci aggiungiamo anche gli addetti, vediamo quello che è il ruolo del pubblico esercizio anche in una attività sociale di integrazione tra poveri, che molto spesso è oggetto evidentemente di polemiche e di situazioni spesso imbarazzanti. È un settore, come dicevo, pieno di debolezze e anche di tante sofferenze. Il Presidente Sagari ha richiamato bene gli aspetti della crisi che tocca anche il mondo del pubblico esercizio. Tanto per essere preciso, l'Ufficio Studi di FIBE mi precisa che nel 2012, a fronte di circa 16.000 aperture, ci sono state 25.678 chiusure di pubblici esercizi con un saldo negativo di 9.345.
e nel 2012 è una tendenza che si riconferma con 14.000 cessazioni a fronte di circa 10.000 aperture, con un saldo negativo ancora di circa 5.000 pubblici esercizi in meno. E queste sofferenze sono certamente causate dalla crisi che devasta conti economici, rende complicata la gestione delle aziende, ma è anche favorita molto spesso dalle approssimazioni al business di cui anche il Presidente ha fatto riferimento. Quando parlo di approssimazione, di chi si approccia al mestiere pensando che sia un mestiere facile, che sia un mestiere dove è facile guadagnare, che sia un mestiere dove la professionalità sia un optional. Non è così e molte sofferenze che lo testimoniano nascono anche da questo approccio. Allora, per dare anche uno strumento di gestione un po' più complicato e un po' più corretto, abbiamo pensato a questa guida, a questo manuale, che evidentemente per degli addetti, che ha l'obiettivo di far conoscere, di far meglio il nostro mestiere, di gestire ancora meglio e di più quelle che sono le nostre attività. In aggiunta a questo c'è un'altra esigenza, oggi fare il sindacato è un lavoro che è molto cambiato, oggi quelli che sono i nostri associati richiedono meno assistenza su quelli che erano gli aspetti classici della nostra assistenza sui temi fiscali e amministrativi, oggi si chiedono molto spesso un supporto sull'attività. E questo perché è un mercato che è molto cambiato, siamo passati da un'economia in sistematica crescita, pensate alla crescita a doppia cifra nel dopoguerra, oggi la gente non ha più fame, stiamo soffrendo una crisi epocale che si trascina dal 2008 e di cui non si vede ancora una conclusione, che evidentemente segna il nostro mercato. Abbiamo un cliente certamente diverso, più informato, più esigente, più attento a riguardo, magari anche aiutato dalle guide che stimolano criticità sul nostro settore, anche esigenze diverse in termini di tempi, di modi di mangiare, più attento anche agli aspetti salutistici. Sono cambiate anche le regole di gestione del nostro mercato, non ci sono più le licenze sulla quale abbiamo ritagliato uno spazio sindacale molto importante, oggi in parte una scia per avviare le nostre attività, con una ancora maggiore concorrenza che ci arriva. È cambiato anche il mondo e il nostro settore vive quelli che sono gli effetti della globalizzazione anche sul cibo, e al riguardo sono molto contento che il nostro paese, Milano in particolare, possa dedicare tutta l'attenzione che merita il cibo con le tematiche anche di carattere sociale, organizzando Expo con un approfondimento ed una riflessione su quelle che sono oggi le disuguaglianze, gli effetti del cibo e la corretta gestione di risorse che non sono considerate in termini illimitati. E sul mondo del cibo, evidentemente sulla globalizzazione, ha creato effetti innanzitutto anche sul modo di mangiare, basti pensare all'influenza che nella cucina italiana hanno avuto le cucine internazionali, basti pensare al ruolo della cucina giapponese, il numero degli addetti, il numero degli imprenditori. Ok, ciò premesso, il contenuto è molto semplice ed è fatto molto bene, anche perché è stato sviluppato un manuale con dei richiami, con degli esempi per andare sull'operativo da subito, per cui senza anticipare molti temi, si parla di gestione del conto economico, come si fa a fare un prezzo di vendita, che sembrerebbero cose ovvie, come si determina il markup, la marginalità della nostra attività, la struttura dei costi, l'incidenza del magazzino, cose che sembrerebbero ovvie che molto spesso si rende conto quando non si è più in grado di tornare indietro, e in molti suicidi che purtroppo hanno candidato anche il nostro settore hanno portato in passato anche recente la nostra federazione a fare una riflessione su quello che potrebbe essere un supporto tecnico a favore delle nostre imprese. Abbiamo parlato anche di menù, e non solo quando si parla di menù in termini di grafica, ma anche di composizione, di scelta degli ingredienti. Abbiamo parlato della location, come si sceglie la location, non solo dal punto di vista dell'ubicazione dell'esercizio, ma anche in termini di allestimento degli arredi, dei locali, della distribuzione degli spazi. Abbiamo parlato del personale, di dove si cerca, come si fa a selezionarlo, quali sono le mansioni che servono in un luogo di esercizio, come va pagato, quali sono i contratti di riferimento, come va vestito, quali sono le motivazioni per renderlo sempre più efficiente, perché parte fondamentale della nostra offerta di aree competenze è anche il modo in cui si presenta la nostra offerta in termini di cortesia, di professionalità, di attenzione a quelle che sono le esigenze del cliente. Si scende anche negli aspetti mercantili, sul tipo di offerta, sul tipo di prodotti scelti, sul prezzo di questi prodotti,
Si parla anche di promozioni, di come fidelizzare i clienti, di trovare di nuovi, di sfruttare anche la nuova tecnologia, in passato e fino adesso magari limitata alla cucina e alla sala eccetera e a poche altre cose, mentre invece quello che è per esempio lo strumento del web, quello che sono la gestione delle recensioni, oggi il nostro settore è interessato non solo dai trattamenti delle guide cartacee, di cui qui oggi abbiamo un autorevole rappresentante, ma anche delle recensioni online, di cui di TripAdvisor è solo un emblema, come si gestiscono, quando parlano bene, parlano male, come si possono gestire questo tipo di situazioni. Allora, molto spesso l'imprenditore, di fronte a queste domande che sembrerebbero ovvio e che dovrebbero costituire il DNA di qualsiasi imprenditore, si trova in grande difficoltà. Da qui l'idea di questa guida, che non ha la pretesa evidentemente di dare risoluzione a tutti i problemi, ma che vuole essere solo un bicino di informazioni su quelli che sono gli elementi essenziali, magari con l'opportunità magari di offrire nuove opportunità di formazione a favore delle ASCAM o delle associazioni territoriali o delle stesse federazioni per far crescere competenza, serietà, importanza del settore nell'interesse evidentemente delle imprese, ma anche di una clientela che evidentemente nella misura in cui trova un'offerta adeguata evidentemente sviluppa poi un mercato sempre più di interesse. Mi fermo qui, ringrazio ancora tutti, spero che sia un'occasione proficua per promuovere, ripeto, non solo il settore ma anche l'impegno sindacale che ha fatto anche di queste cose. Grazie.